Fest è giunto alla sua 25esima edizione. In questo quarto di secolo ha portato in città grandi artisti, tutti i più importanti cineasti italiani, danza, musica, libri, letteratura, arte. E quest'anno apriamo il 5 maggio con un personaggio straordinario, una delle più grandi cineaste, registe italiane, che è Lina Wertmüller. Lina Wertmüller è stata la prima donna in gara per un Oscar, nella storia degli Oscar tra l'altro, ed è presente a Teramo il 5 maggio, qui nella sala dello Smeraldo, nella sala 1, e riceverà l'applauso del nostro pubblico. Presenteremo della Wertmüller nel pomeriggio Mimi Metallurgico ferito nell'onore e poi in serata alle 20.45 presente la regista Dietro gli occhiali bianchi di Valerio Ruiz. È un documento film presentato all'ultimo Festival di Venezia sulla Wertmüller e ne racconta la straordinaria carriera, il film, la vita. Un po' un omaggio a quella che è considerata un monumento del cinema italiano. Continuiamo con Luchino Visconti, il senso di Luchino Visconti. Il 9 e il 10 maggio, sempre qui allo Smeraldo. A 40 anni della scomparsa del grande maestro del Novecento, presenteremo la coppia restaurata di Rocco e i suoi fratelli, un film del 60, un film straordinario che segna un po' il punto d'arrivo del cosiddetto neorealismo e del film d'autore. La coppia restaurata prevede anche parti del film che non furono presentate perché tagliate dalla censura all'epoca, quindi è un'occasione per rivedere uno dei grandi capolavori del cinema di tutti i tempi. Presenteremo anche alcuni cortometraggi pressoché sconosciuti di Visconti, tra cui uno molto interessante, Anna Magnani, che è del 53. E poi, in conclusione della serata dei cortometraggi, ci sarà Senso, questo film straordinario che ricorda il nostro risorgimento con una magnetica Alida Valli. Il 10 maggio, per il cinema d'autore, abbiamo Ananche. Ananche è un film di Claudio Romano con la sceneggiatura di Elisabetta L'Innocente. È un film pluripremiato, una novità italiana. I nostri Romano e Betty L'Innocente sono abruzzesi, anzi di Alba Adriatica. È la loro opera prima, premiata al Festival di Assisi. Ha vinto, è stata riconosciuta come una tra le opere più interessanti del 2015 al Festival di Pesaro, a Trieste. Insomma, è un film da vedere e da non mancare, soprattutto perché sono due personaggi, due cineasti giovani, molto promettenti, e la loro opera prima ha un valore molto forte e molto significativo. Andiamo avanti con la sezione libri. Tre appuntamenti in collaborazione con la Biblioteca Melchiorre Delfico e si svolgeranno tutti e tre nella corte interna della biblioteca. Il primo appuntamento è mercoledì 18 maggio, Confessioni Domenicali di Ivana Manni, un romanzo intimo, un romanzo di confessioni tra donne e amici. Le letture sono di Carla Piantieri, sarà presente ovviamente l'autrice. Giovedì 19 maggio alle 18 anch'esso l'appuntamento, sempre nella biblioteca, il Teatro all'Aquila e in Abruzzo, storia e cronaca del Teatro Stabile Abruzzese, Teatro Stabile dell'Aquila, di Antonio Di Muzio. Ci sarà la presentazione di Grazia Feli, giornalista, e Bartolomeo Giusti leggerà alcuni brani del volume. È la storia del Teatro Stabile d'Abruzzo, dei suoi momenti iniziali, gli anni d'oro che hanno visto protagonista in Italia e non solo, agli ultimi periodi. È un modo per ritrovare e riconoscere la storia del nostro teatro e quindi della nostra regione. E lunedì 23 maggio, sempre alle 18, perché questi appuntamenti libri sono alle 18, nella biblioteca, Edoardo visto da vicino di Mario De Bonis. Parleremo di Edoardo, ma anche di Luca De Filippo. Mario De Bonis ha scritto un romanzo ponderoso, ma molto interessante, e ci sarà Adelmo Marino che presenterà la serata. La chiusura ideale è con la musica. Sabato 21 maggio alle ore 21 a Spazio 3 Teatro con folk blues abruzzese. Adriano Tarullo e Corrado Pagliari per un concerto acustico. Tarullo è un giovane musicista di Scanno che ha vinto nel 14 il premio Pigro e che è in lizza per vincere, speriamo che lo vinca, il premio Tenco per giovani cantautori. Beh,
Insomma, questo è il nostro programma, è un programma fatto naturalmente non con grandi, con economie di mezzi, perché sono tempi duri, ma credo che anche quest'anno abbiamo preparato un programma degno di interesse, di attenzione, che porta pubblico e che comunque ricorda a quanti conoscono il Maggio che Maggio c'è, ha 25 anni ed è e resta la manifestazione della città più conosciuta in regione. Voglio ricordare che ancora una volta l'immagine del Maggio è di Stefano Canulli, che è un illustratore italiano che vive all'estero, che come tutti gli anni ci ha raccontato con il fauno la nostra avventura.